La seduta del 16 aprile. Iniziative per la festa della liberazione. A maggio torna il Salone del Libro. 7 giorni in consiglio. Nella seduta del 16 aprile il Consiglio regionale ha nominato il garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. In primo piano. Con 32 voti l'Assemblea Piemontese regionale ha eletto Bruno Mellano garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale previsto dalla legge regionale numero 2809. Il Consiglio regionale ha inoltre approvato la norma relativa ai consigli di amministrazione dell'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali IRES e dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario ed ISU, definendo che siano composti rispettivamente da 5 componenti. In breve. Una festa della liberazione come natura jazz attraverserà la città di Torino venerdì 25 aprile. Il calendario di iniziative presentato al Museo Diffuso della Resistenza prevede alle 15.30 al porticato del museo un pomeriggio all'insegna dello swing in compagnia della Big Band Theory. Alle 18 lo spostamento in Piazza Castello con i clarinetti, le percussioni e i fiati di Trovesi all'Opera con Profumo di Violetta e alle 21 lo spettacolo conclusivo con Daniele Sepe, un Rot Jazz Fraction. Si parlerà di sport, cinema, arte, web, poesia e tanto altro. Il Consiglio regionale del Piemonte conferma la propria presenza alla 27esima edizione del Salone del Libro, in programma dall'8 al 12 maggio al Lingotto Fiere di Torino, presentata in conferenza stampa pochi giorni fa. I visitatori potranno conoscere l'attività istituzionale e culturale dell'Assemblea Legislativa Piemontese attraverso un programma particolarmente ricco e variegato che si aggiunge alle numerose pubblicazioni in distribuzione presso lo Spazio Piemonte collocato nel Padiglione 1.